Iscriviti al canale e clicca sulla campanella per non perderti altri video. Ciao! L'oceano, si sa, è ricco di segreti, come dicevo la volta scorsa. Ma in questo contesto, in questo mondo, una persona sta vedendo una parte del suo passato. E questo passato contiene odore di sabbia bagnata. Avete presente quel sapore che tutti noi abbiamo assaggiato in quelle notti calde d'estate? Ma non è sabbia di spiaggia, è la sabbia di un circo, di un posto che Kyla ha visto molto spesso nel suo passato. Vede la scaletta che porta su in alto sulle corde, comincia a salirla come ha sempre fatto negli ultimi anni a questa parte, sale, 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 e a un certo punto comincia a toccare i pioli della scala e non sono più di legno, sono fatti d'acqua, ma solida, come se fossero non ghiaccio, è proprio acqua solida. Non ti preoccupa più di tanto, sali, sali, raggiungi la piattaforma che è stata un po' una casa per te negli ultimi anni, il posto in cui ti sei sentita più al sicuro nonostante l'altezza. La corda davanti a te è bella tesa, perfetta. Un piede, poi l'altro piede. Trovi la pace nell'equilibrio, arrivi al centro, però qualcosa non quadra. Qualcosa coglie la tua attenzione, guardi in alto e vedi le lune che si stanno allineando. Guardi in basso, non c'è più la sabbia, un oceano rosso come il sangue. Cominci a sentire il dolore ai piedi. La corda, la fune che era tesa, perfetta, è bollente, ustionante. Saltelli, sopra, avanti. Ah, troppo calda, scivoli. Cadi. Cadi per quella che ti sembra un'immensità. I secondi passano come fossero minuti, ore. Una cosa però blocca il tuo pensiero. Una persona che cade sente l'aria che gli passa attraverso i capelli, la pelle. Tu non la senti, però senti che stai cadendo. Eppure rallenti, arrivi sotto dove non c'è più l'oceano ma è tornata la sabbia, atterri di pancia, tocchi la sabbia, ti giri verso la tua destra e vedi te stessa morta. Un sogno premonitore, un futuro possibile o un passato di merda? Botti piene di rum, per notti a mezzaluna, alla via così in un viaggio di fortuna. Hey, mille notti in mare, mille miglia via da qua, mondi senza nome, mostri nelle oscurità. Hey ho, hey, hey ho, hey ho, hey ha. Botti piene di nulla e polvere in cambusa, questa nave è già un bel pasto di balena. Hey, mille notti in mare, mille miglia via da qua, mondi senza nome, mostri nelle oscurità. Hey ho, ma veniamo a Maria, una ragazza semplice ma complessa al tempo stesso, d'altronde. È su questa funivia, nella piccola isola di Junk Hook. L'unico rumore che senti è la corda tesa che ti sballonzola a destra e a sinistra. In lontananza vedi il vulcano che sta emettendo quel dannato fumo nero, che te ben sai cosa significa. Già. In lontananza vele cremisi, che sono della Crimson Trinity, di quei bastardi del Fedora che sono venuti a rompere le palle. Figli di puttana. Però la tua missione adesso è un'altra. Raggiungi finalmente il palo designato, scendi con la scaletta, tic 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 tic. Passettini.
E il mare è bello, eh? Sì, sì. È la spiaggia che è uno schifo. Jungkook è il classico posto bello, ma che non ci vivrei, d'altro. Purtroppo però ho deciso di viverci per svariati motivi, ma cosa mi porta a volermi fare una passeggiata nella merda oggi? Vedo il mare, penso a quei bei viaggi che una volta mi facevo quando non avevo, insomma, le mie situazioni legate qui a doppio filo a queste isola piena di spazzatura. La puzza di fango, pesce, marcio mi riporta alla realtà. È stata una brutta serata, quella di ieri. Devo andare a finire quello che ho iniziato, quindi guardo il mare, mi riprendo, mi dirigo verso la punta di questo atollo. Mentre con i miei stivali cerco di evitare come minimo quel fango che poi mi potrei portare dietro di ritorno alle mie, insomma, cabine, noto i vestiti strappati e, insomma, un corpo che conosco molto bene, che però è a fianco di una cosa che prima non c'era, che però vedo che si muove e vorrei evitare che qualcuno venisse qua a curiosare. Quindi, senza farmi troppi dubbi, guardandomi un po' in giro, col piede inizio a sotterrare la roba che si muove. La roba che si muove è la buona Kyla. Sono io. Che sta avendo un incubo. Sto avendo un incubo terribile. Sì. Cosa faccio? Sentendomi sotterrare, mi sveglio. Vedo me stessa, sono morta e quello che mi verrebbe da fare in questo momento è tipo mi abbasso sul mio corpo morto, mi prendo per il colletto e cerco di guardarmi più da vicino. Ok, vedi appunto che di fianco a te c'è quello che sembra decisamente essere un cadavere di una persona che ti somiglia davvero tanto, più vecchia, probabilmente di una ventina d'anni. Ti assomiglia davvero tanto. Ma quindi non sono io? No, non sei tu. Non sono io, è molto più vecchia, ma mi assomiglia. Ma allora la lascio lì. Ma questa non sono io. Maria vede appunto che uno dei due cadaveri che si stava muovendo raccoglie il cadavere incriminato. Appena ti muovi vagamente, capisco che non sei un animale, ti atterro col piede, cioè letteralmente il mio piede. Sei a faccia in su o a faccia in giù, perdonami? Io mi sono immaginata una scena del genere. Mi avvicino, guardo. Allora il mio piede va sulla spalla che avevi così, quindi ti rigiro con la faccia in alto. Ti ho letteralmente così e ho già tirato fuori la spalla e te la sto puntando alla gola. Ma che? Hai davvero fatto la cosa più sbagliata di oggi. Dimmi un po', a chi devi riferire queste informazioni? E tu chi cazzo saresti? Tu chi sei? Chi sei tu? E dove sono? Questa è la mia isola e te sei nel posto più sbagliato di questa merda che c'è sulla spiaggia. Mi sembra un po' troppo casuale che tu sia proprio a fianco a quel cadavere. E guarda un po', è proprio un caso perché sono qui. Adesso noto la somiglianza. Flash. Letteralmente, per un attimo, tu sei una persona che si sta facendo i cazzi miei e io so benissimo chi si fa i cazzi degli altri in quest'isola, però sei uguale al cadavere che hai di fianco e quindi mi abbasso. Potresti levarmi la spada dalla gola, per favore? Lo faccio. La rimetto via. Ti prendo la faccia e inizio a analizzarti. Ma te la tolgo, cioè ti tolgo proprio la mano. Non mi toccare. Anche il temperamento è lo stesso. Sai che mi potresti proprio servire, bambolina? Come ti chiami? Perché dovrei dirti il mio nome? Così non ti ammazzo. Perché dovresti ammazzarmi, scusa? Sei di fianco a un cadavere. Non mi piace che la gente si faccia gli affari miei e sei nel posto sbagliato al momento sbagliato, mi dispiace. Allora, io mi alzo. Non so lei effettivamente, fisicamente com'è, però obiettivamente io ero a terra, ero comunque in una posizione di svantaggio. Io a questo punto mi alzo. Allora, senti, ascoltami. Mi sono risvegliata in questo posto di merda. Che cos'è una discarica questa? Sì. Ho appena vissuto un'esperienza davvero pessima e ho fatto un sogno veramente pessimo. E adesso io mi risveglio qui, in questa discarica del cazzo, e una persona che non ho mai visto e che non ho idea di chi sia mi sta dicendo che potrei servirle? Sì, cioè diciamo che mi servi, punto. Purtroppo qui comando io, te hai un viso
molto bello, anzi fammi vedere anche quei tatuaggi, dopo vorrei anche darti un'occhiata più da vicino. Potresti servirmi per una cosa che ho fatto, potrei darti anche qualcosa in cambio, tipo la vita. Però se fai la brava magari anche qualche soldo, chi lo sa. Sei sia sfortunata che fortunata in questo momento. Mi dispiace, non ci sto e me ne vado. Semplicemente, cioè faccio per andarmene. Allora, quando ti giri vedi l'immensità dell'immondezzaio che è Jungkook. Ok. Vedi proprio pezzi di navi, metallo, roba che dici, ma come c'è finita qua? Uccelli che banchettano su pesci morti, un sacco di gabbiani, veramente tanti. E girandoti vedi appunto il Bacto spiaggiato malissimo su una polena. Come ci si è arrivato? Cioè, lui a livello proprio di subconscio si deve essere agganciato a questa polena di nave che ha forma di una ragazza e si è attaccato. Me la porto a casa. È un po' più in lontananza, ma proprio raggomitolato, tipo in posizione fetale. E c'è anche John Doe che sta dormendo di nuovo. Io dico a lei comunque, vedendola non mi spaventa troppo, comunque. No, è ma vero, chi non sei? Sono uscita un po' in incognito, non sono full armor. Ok. Quindi sì, no, ci sta, però non sono minimamente. Mentre ti alzi, sono tipo, sì, sì, alzati. Sto già valutando come legarla e portarmela in spalla. Tipo. Perché io tanto non lì. Conosce l'isola, quindi tipo. Che tensione. Che palle. Io sono. Tipo, non c'ho voglia, come la nascondo. Sto già cercando un telo per nascondermela. Vedo loro due. Me ne frega. Soprattutto a me sì. Allora, in questo momento sei concentrata su lei che ti ha praticamente detto ma baffa e se ne sei girata. Non vedi loro perché non sono proprio lì, sono un po' più distanti. Dipende quanto vuoi concentrarti su di lei o sull'attorno. Mentre tu dicevi quella cosa lì che pensavi, ah guarda sì sì adesso penso qua. Io sono lì, ma questa non ha proprio capito un cazzo di chi ha di fronte. Ma no, ma non l'ho detto ad alta voce, ora la leggo. No, okay. Nel mentre io penso questa cosa, io guardo l'immensità dello schifo che mi circonda, vedo loro due e sono... La ignoro completamente, mi avvicino e inizio a tirargli dei calci. Ehi! Ehi, sì, a uno ancora. E anche all'altro. Di solito me ne danno di più per svegliarmi. Ringrazia che non ti ha svegliato lei. Mi guardo attorno, vedo la polena. C'è sto schifo in giro? Non ne ho la minima idea. Quanta luce. Io stavo già prendendo la corda e dico, merda, non ne ho così tanta. E la rimetto via e dico, ok. Noi eravamo sulla... Sì, eravamo su una nave. Aspetta, eravamo sott'acqua. Rinchiusi. E poi siamo usciti. Sì. E poi il pesce. Quella stronza che abbiamo liberato. Ah, il casco schifo. Sì, quella che... con il col coso di legno, no? No, di osso che acqua. Qui mi tocco la schiena, non c'è il violino, immagino. Lo vedo da qualche parte? Scopriamolo. Allora, pari c'è. Dispari non c'è. Pari. Quindi ce l'ho sulla... Cioè, sì, è ancora agganciato. Le corde, okay. Il cinturino di cuoio ha tenuto. No, è proprio una corda fune di nave, era proprio. Ah, la fune di nave ha tenuto. Guarda, non sono sicuro, ma sa che tutta quell'acqua al legno non fa bene. Però non sono musico io, quindi... Scusate... Tranquilla, nessun problema. Non... Sì, è un signor violino, tranquilla. Ma proprio bello. Lo fai? Sì. No, non hai capito niente. Ti arriva un pugno. Va bene, ve lo prendo. Lo prende? Io sì, vedo sì. Sta scena. Non me ne frega un cazzo di lui, non so chi sia. Mi piaci, sì, inizio a sgranchirmi, hai riattivato il mio interesse. Oh, la carta Cavolo, trappola. Inizio a sgranchirmi. Oh sì. Oh sì? Oh mio sì. Dio. Io mi tocco la mascella, la guardo e faccio... siamo stati a letto? Tu intanto non parli quando parlo io e questo non è un villaggio vacanze. Che cosa ci fate sulla mia isola? Che isola? Chi vi ha fatto entrare? Come siete arrivati qui? Cosa ci fate in mezzo alla spazzatura? Ti ho detto che non lo sappiamo. Ma se stavate parlando di mari, nave e cose, certo che lo sapete come siete finiti qua. O non avreste niente da raccontarvi? È una storia un po' lunga e strana e soprattutto confusa, molto confusa.
Ci siamo finiti a caso, ok? Non avevamo un reale motivo per finire sulla tua cazzo di isola. E anzi, guarda, se hai un motivo, un modo per poterci fare andare, guarda, noi ce ne andremo molto volentieri. O almeno, non ho nessun motivo per stare qua. Io non ho idea di chi voi siate, quindi se hai un modo per andarcene, io me ne andrei molto volentieri e tanti saluti. Non verrò a rompere nella tua isola. Ma io sono felice di essermene andato dalla prigione. Per il resto sono... Ma mi basta anche stare qua per me. A tal proposito, dov'è qua? Beh, questo è il famosissimo atollo di Jungkook, patria della spazzatura, dove finisce la peggio merda, dove la gente si scanna per un po' di cibo e per capire cosa farcene di questa merda, e dove, insomma, ci sono un po' di casini politici interni e dei gran rompicoglioni che vogliono raccontare queste cose un po' a tutti e farsi i cazzi nostri. Se vi ho scambiato per quelli del Fedora, io mi scuso, ma non mi fido. E quando dice è pieno di rompicoglioni, io mi guardo a mascella, ma dicendo te faccio, capisco perché è qua. Io non ti fermo. Questo invece era sullo stomaco. Ok, va bene. No, va bene. Posso fermarla? Se la vedo fare, posso fermarla con sì, un braccio? Giusto perché mi attizza un po' sta cosa. Sono molto... Ti attizza proprio. Sì, no, mi esalta un pochino. Ti fermo. Ehi, calmina. Non è la prima volta che vedo questa scena. Prego. Ah. Wow. Beh, i flessi. Per un musico ne hai viste di robe strane. Se fossi stato un uomo, forse ti avrei atterrato e scavato la gola con la spada, ma sì, niente male. Avresti dovuto provarci. Ma come funziona? Tipo... Se ti può interessare, non l'abbiamo mai fatto, ma possiamo imparare. In Seven Sea c'è il duello. E non è quello di Monkey Island, anche se sono molto tentato. Quello è il rischio che una delle due può morire in un duello. No, vabbè, non lo farei mai con una spada, mi serve. Però pugni io. No, però non voglio di fare a botte in questo momento, non io, con te. Io sì, cazzo. Ho capito, ma... È un impasse. Esatto. Io non so le tue abilità fisiche, io so che potrei farti molto male e mi servi totalmente intera, quindi in questo momento purtroppo non... mi trattengo, okay, perché su di lui no, chi cazzo se ne fotte, ma è un uomo. Cioè, sinceramente, io gli uomini li pesto la mattina io alla sera. Non me ne frega un cazzo di lui. Volevo solo... No, non me ne frega niente. Io ti ho visto che gli hai tirato un pugno, ti ho visto comunque grintoso, ho detto, cavolo, potresti essere una degna avversaria. Ti piace fare a botte, solo per questo. Sì. Che carina che sei. Anche tu. Come ti chiami? Kayla. Io sono Maria. Piacere di conoscerti. Vi sto totalmente ignorando. Kayla, cosa posso darti in cambio di qualche giorno di quel bel visino? Non lo so, dimmelo tu. Beh, sono capo dell'isola, abbiamo merda, spazzatura, ma abbiamo anche soldi, abbiamo uomini, donne, se sei interessata, non so cosa si può usare, o se ti piace fare a botte, ho dei bei giri dove si possono anche vincere tanti bei soldi. Ma esattamente, questa Jungkook... Dove possiamo situare la dolce Jungkook, la puzzolente isola di merda? Non particolarmente dolce Jungkook, è nell'atollo delle catene. Ok. Ah, giusto. Che voi tutti in realtà conoscete per conoscenze geografiche minime basilari della zona, diciamo. Mm-hmm. Infatti la domanda è, atollo delle catene ci arrivo, immagino. Sì, infatti no, ma la tua memoria è... in parte cancellata, ma personale. Molte volte quando c'è l'amnesia capita che appunto la gente non si ricordi gli ultimi anni della propria vita, ma sanno ancora leggere, scrivere, eccetera. Non è che sei regredito al basic proprio da bambino, quindi ti ricordi ancora queste cose qua, quindi sai perfettamente dov'è l'atollo delle catene. Se tu, prima di questa frase, avessi voluto ricordarti l'atollo delle catene, probabilmente non te lo saresti ricordato. Adesso che l'ha detto... No, certo, sì, no, lo so cos'è. Questa Jungkook... Dove... Siamo nell'atollo delle catene. Ah! Ma da dove siete arrivati? Cioè, letteralmente, per capire, quanti chilometri avete fatto? Qualche miglia nautica. Due miglia nautiche. Due. Pochissimo. Wow, a nuoto. Ok, no. C'è qualcosa quindi che posso darti in cambio? Ti lascerò anche andare, perché mi stai molto simpatica. Quale sarebbe il tuo scopo? Vabbè, ormai già che ci siamo, visto che siamo qui, mi tiro indietro le maniche e prendo per il colletto il cadavere, lo tiro su, ed è il cadavere di una donna di 45 anni.
comunque sono abbastanza. Allora. Vabbè, sono forte! Sì, ma tirare su con una mano un cadavere, anche se è di una donna. Vabbè, ma comunque... dai, tipo One Piece, no? Peso morto. Va bene, va bene. Allora, almeno con due. Non lo tiro su. Guarda che ti faccio la dichiarazione d'amore, se me la tiri su con un braccio. Pensavo di essere piuttosto No, no, però niente, allora. Già che ci siamo, svuotiamo tutti il sacco. Prendo la spada. Però non la punto verso di voi, la punto verso il cadavere, lo rigiro, tolgo un po' di alghe e tirandole sul mento gli dico: vedi Kyla? Sì. Vedi Kyla? Sei straordinariamente simile a Donatiel. Questo è il suo cadavere. E purtroppo ieri sera l'ho uccisa. Io mi spavento tantissimo e tiro un urlo e faccio... Oh, t'ho ucciso tua mamma! No, 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 quella non è mia mamma, io neanche la conosco mia mamma. Sì. E non mi assomiglia per niente. Perché l'hai ucciso la mamma? Non è mia madre! È tua zia? Parli tu innanzitutto? È tua mamma? Cosa? Non può essere mia mamma, come può essere? Ma magari una parente lontana, una zia, no? È soltanto un caso e comunque non mi assomiglia per niente, guardatela, è vecchia. Quant'è che gli assomiglia effettivamente? Un 70%. Ok, è un caso abbastanza importante, cioè tipo... Tipo metto le dita sul cadavere e le faccio... Il muso triste. Vedi, così è tristissima come te. È te. Uguale. Siete uguali. Anzi, aspetta. Adesso le faccio così. Guarda! Beh, vengo a darti una mano, esatto, giù la bocca. Esatto, grazie. Guarda, sì, identica. Sei tu. Do un pugno ad entrambi. Così? Si guarda una raggomitata ad entrambi. Io mi raggomitolo per terra. Per allora, io vai il quarto. Io sono purtroppo obbligato a dirti che dopo tre cazzotti una ferita... Cioè, pensavo ma arrivasse, in realtà sto per chiederti se ne avevo già tre. Vabbè, Leo, hai parlato un po' troppo in due frasi oggi, effettivamente. Allora, al primo ho detto, vabbè, dai, è un cazzo. Al secondo, l'ha che parato, però è parato, tipo, beh. Però adesso comincia a prendere un po' sulla matita. Però genuinamente a questo pugno ad entrambi. Mi piace davvero tanto. Io lo lascio fare, non faccio niente. Tipo, ma con tutta questa umidità, questi pugni non vanno bene. Ma cioè... dopo ti passo un unguento, sono abituato. Grazie, molto gentile. Oh, Kyla, dove sei stata finora? Però... Dopo che mi hanno detto tutte queste cose, io ci penso, io ci rifletto, effettivamente. E cazzo... Effettivamente, vabbè, non siamo due gocce d'acqua. No. Però potrebbe assomigliarmi davvero, mi assomiglia davvero. Chiara? Dunque, è una storia bella lunga, ma in questo momento diciamo che c'è un piccolo conflitto di interessi fra due gruppi di persone che vogliono un futuro, insomma, diverso per quest'isola. Abbiamo avuto una divergenza ieri notte. Lei ci teneva davvero tanto a mantenere un profilo basso e a ricavare pochi soldi da questa spazzatura. Io la pensavo in modo diverso e è finita un po' male. L'alcol, sai, le cose, però qua succede di continuo e non ce l'ho fatta. Sono troppo brava. In che senso ricavare soldi alla spazzatura? Come funziona? Per il bonus informazioni dovrete venire con me, però. A me le informazioni piacciono. Posso contare sulla vostra discrezione, immagino. Quindi vuoi sostituire lei con lei? Sì, diciamo che è stato uno sfortunato incidente, ecco, non era pianificato che morisse. E ma sarebbe... sei detto che l'hai ammazzata tu, come faceva a non essere pianificato, scusami? Beh, diciamo che non era in piano di ucciderla, ha esagerato ieri notte, ma capita di continuo, insomma, siamo pirati. Però, se tu mi dai una mano, possiamo risolvere la cosa senza ulteriori incidenti. Ti spacci per lei mezza giornata, una giornata sola. Il tempo di farmi finire un paio di cose, dare un paio di spiegazioni, trovare anche un modo di, insomma, far partire Donatiel per un lungo viaggio e spiegare perché non è qui in questi giorni. Dopodiché chiedetemi quello che volete, vi sarà dato. Immagino tu voglia dei denti nuovi, tu della spazzatura, dicevi? Sei interessato? Ma non lo so, che tipo di... Sì. Ravano per terra, cosa tiro su? Ma allora... Un piede! Ah! Dammi un pezzo di timone. Oh, con altri 20 ci faccio un timone intero. E poi cosa te ne fai? Tanto abbiamo un timone. Oppure potremmo chiederti una nave. O altri pezzi di timone. Sì. Una nave. Ti piace il rosso come colore? Sì. Non lo so, piace a te, non guardare me. Mi guardo, ho roba da fare rossa addosso. Guarda, va benissimo. Ci andiamo a prendere una nave dopo. Sì, tu fai quello che dico io, dopo
La nave. Aspetta. Fatta. Tu invece... avresti così tanti soldi, così tanto potere? Sì. C'è una nave disponibile per voi, volendosi. Ma quindi tu sei il capo di quest'isola? Beh, oddio, sì. Diciamo che insieme ad altre persone gestiamo la situazione di quest'isola. E una di queste persone è il corpo. E quindi io sopraggiungo. Ah, sei l'attuale capo di quest'isola. Unico capo di quest'isola. Non unico, però ci sto lavorando, sì. Tu diventi capo alla morte di lei, ma lei non deve morire per colpa tua. Esatto, sì. Se potessimo semplicemente far sembrare questa cosa un lungo viaggio verso lidi sconosciuti, sarebbe per me più facile non far scoppiare un casino tutto qua, perché non so se c'è abbastanza posto per tutti i cadaveri, ecco. Quindi lei deve fingere di essere il cadavere, quindi dobbiamo invecchiarti di almeno una trentina d'anni. Potrebbe esserci da combattere. Vedi questo atollo schifoso? È pieno di morti. E nessuno di loro voleva morire. Non mi interessano così tanto i morti, effettivamente. Non sono una così bellica da dire cazzo ammazzo le persone. Io sono più un... Sono veramente incazzata. Okay. Ho passato una giornata di merda. Voglio spaccare la faccia a qualcuno e voglio andarmene da quest'isola di merda. Ce l'ho. E potrebbe anche servirci per farvi recuperare la nave. Tu tieniti questa rabbia e io ti assicuro che ti darò qualcuno su cui sfogarla. Abbiamo un accordo? Non mi sembra molto igienico, onestamente. Vabbè. Puh, le basi. Mi sembra ancora molto meno igienico. Comunque, mentre dici la frase mi sembra molto poco igienico, avevi ancora il pezzo del timone, esatto, addosso. Lo lanci e nel lanciarlo senti... Vado a controllare. Allora, c'è... Rialzo il timone. C'è un gabbiano che è rimasto incastrato sotto degli oggetti. Vedi il culo di un gabbiano. Vedi le zampe che fa. In quel momento. Quello sì che è igienico. Ma è buono da mangiare. E in quel momento fai, mi sente. Mi viene proprio il brontolio di stomaco. Ah, lo prendo per il collo. A chi? Al gabbiano. Ah, pensavo a me. Scusa. Non te lo lascio, va bene. Ho dato questa rabbia. Basta chiedere. Lo prendo per il collo, il gabbiano. Allora, nel tirarlo, sì, dal culo, perché il collo è incastrato dentro, vedi che lo tiri fuori, è un gabbiano, è lì tipo... È proprio scemo. Ah, cibo. Me lo metto in tasca. Me lo metto in tasca. E vedi tipo... che cerca di scappare. No, ho tipo... C'ho una borsa o un qualcosa del genere con me. Cerchiamola. L'hai trovata? Ok, ho trovato questa sacca. Cibo. Guarda, non ho nessun problema nel farti portare con te un souvenir dalla spiaggia. Potresti ucciderlo, però. Non potrebbe fare un po' di casino e attirare l'attenzione, sai? No, ti no, devo lo prima... faccio dopo. Ma in tutto questo, lei può darci una nave? Probabilmente può darci anche del cibo, sei capo di quest'isola. Voglio scegliere io il cibo che mangerò, ok? Da una discarica? Non è morto! Io mi sono reso conto che ho un'arsura terribile, tipo... No, tesoro, mi dispiace. Ti giuro, mi stai troppo simpatica, ma quel gabbiano attirerebbe le attenzioni sbagliate. Deve smettere di fare casino. Legagli il becco! Gli leggo il becco. Ok, trovi facilmente un cordino nell'immondizia. Gli leggo il becco. Non è molto d'accordo. Io non voglio ucciderlo adesso. È carne fresca, lo ammazzo quando voglio mangiarmelo. Non attira l'attenzione. Lascia a voi il fatto che questa sia chiaramente una difficoltà. Prego, seguitemi, si sale sulla funivia. Magari vi faccio un po' un background, così se ti interrogano, ti chiedono qualcosa, sei bella preparata. Arriviamo alla funivia, apro la porta a Kyla. Io scandaglio in giro e cerco tipo una bottiglia, se trovo, con qualcosa da... Trovi una bottiglia, però è un quarto. Stranamente preciso che quella sia un quarto. Vero. Okay. Sta, è una coincidenza. Ehi. No, aspetta, fammi capire. La stretta di mano era poco igienica, ma questo va bene? E io del sale. Ma di poco. Se ci pensi, non devo neanche ammazzarli io. No, ma faranno tutto da soli. Ma non credo che sia un problema. Nel dubbio, riesci a procurarci da bere, da mangiare. Sì, cioè, sì. Adesso... Donne, uomini, andiamo cose. Sì, vabbè, non è un hotel.
Come ti chiami, scusami, effettivamente? Bacto. Bacto? Bacto. Piacere, Bacto. Tu sei? Piacere. Non... Come? Non lo so, l'ho chiesto 3 volte, non sai mai... Ah, non mi ricordo. Ah, ok. John. John? John? Non ti avevano chiamato John? Sì, John Doe. John Doe? Sì, sono John Doe. Ok, va bene, non farò ulteriori domande. Benvenuti a Jungkook, l'isola della spazzatura, a quanto pare conosciuta così da un po' di gente per i recenti, insomma, accumuli. La situazione è un po' complessa, è pieno di personaggi particolari, alcuni dei quali preferirebbero che tutta la spazzatura venisse sacrificata, il grande dio del vulcano, e stranezze religiose, mentre io, Maria, che sono una persona un po' più pratica e ci tengo anche al miglioramento strutturale dell'isola, vorrei vendere tutto quanto al mercato nero a un prezzo piuttosto elevato. La spazzatura? Sì, c'è tanta roba interessante. Quel pezzo di timone lo hai trovato a caso. Pensa se scavi cosa trovi. Abbiamo fanatici immondizia e una linea politica che viene scelta tramite omicidio. Non è male questo posto, infatti. Allora io, mentre siamo in funivia che parte, stiamo andando, tiro fuori il violino e faccio la musica d'ascensore. Allora, la musica ti viene? Ma è un po' strana perché il violino è ancora bagnato. Quindi tu vuoi... E mentre sto parlando dico, wow, che schifo. Ti pare il caso? Di pagano? Di solito non è così. Metto via imbarazzatissimo. Cioè. No, non volevo umiliarti. No, è come se avessi fatto cilecca. Tranquillo, okay. Esatto, tranquillo. A tutti capita di fare cilecca, cioè sai, la tensione. Ma è un po' freddo. Sì, ma poi sai... Di solito non è così. L'agitazione, le persone nuove. Farlo davanti a persone sconosciute, insomma, non è una cosa facile. No, sono abituato. Ah, sei abituato? Sì. Ah, ma dai. Quindi sei un suonatore? Sì, se ho strumenti asciutti e funzionanti. Magari dopo troviamo qualcosina, se oggi ti rendi utile, anche per te. Beh, io ero già interessato a donne e uomini, però va bene se c'è altro. Ah, ok, va bene, così è già venduto. Io sì, pensavo di dover usare qualche carta. È quello che dico sempre io, ogni uomo ha un prezzo e quello di Bacto non è nemmeno particolarmente alto. Esatto. Iniziamo il ripasso. Tu sei Donatiel. Questa cosa sai che non funzionerà, vero? No, deve funzionare, fidati, è un macello per sentire. Non per mettere in discussione il tuo piano, che tutto sommato mi sembra anche ben strutturato, con una solidità al basamento. Ma forse non dovevamo recuperare i vestiti al cadavere e farglieli indossare per rendere la cosa più credibile? Ah no, te lo scordi! Io i vestiti di un morto non li indosso. Cosa stai dicendo? No, non lo so, non so da dove arrivano questi vestiti, quindi tutto è possibile. Ma gli stranieri come sono visti qua? Penso normali. Ma in realtà è una baia portuale. Fentelo, lui non è che stiano sospetti se siamo con voi a caso? No, credo, la gente guarda, lo sembra uscito dalla spazzatura. Aspetta un attimo. C'è un sacco di traffico. Ma noi eravamo spazzatura? Quindi ci venerano come dei santi. Sì, però vi buttano nel vulcano, non so se vale la pena sentirsi della spazzatura qui sopra. Però no, aspetta, potrei anche vendervi in realtà, perché io non sono d'accordo con questa cosa di buttare roba nel vulcano. Asma l'idea di essere venduto. Però io avrei un sacco di soldi in cambio. Ma io non sono tipo da lavori, a me non mi sembra di essere praticamente prestante per dei lavori tipo, ecco, spaccare le pietre, le miniere, quei lavori un po'... Guarda, ti dico, l'ultima persona che mi ha comprato è stato un lavoro alquanto duro, lungo e doloroso. E preferirei di no. Ok, non si cazzeggia. Sì, voi seguite me. Allora, Donatiel, segna, prendi appunti, quello che ti viene più facile. Tiro fuori tutte le carte degli appunti che avevo rubato da... Sono bagnatissime. Sono bagnatissime. Hai dell'inchiostro? Oh no. No. Corsara della nave della ciurma, della Mount Kenway. Ma dei nomi più facili! Aspetta. Vabbè, effettivamente non l'ho deciso io, quindi insomma prendi quello che trovi, ma tranquilla, se lo impari bene la ricompensa sarà grande, veramente sarà ricompensata troppo per questo minimo sforzo di memoria che ti chiedo. Non ti sei mai ricordata un nome di un compagno? Me li ricordo i nomi dei miei compagni. Perfetto. Ma appunto sono miei compagni, non sono persone morte. No, io trovate ti sto... su una spiaggia di scarica. Ma adesso tu sei Donatiel e quella è la nave più importante della tua vita. Te la devi ricordare, per l'amor del cielo, siamo... Mount Kenway? Mount Kenway. Mount Kenway.
Bump kawaii? Ken Wei. Yeah. Sono la corsara della nave Mont Kaway. Uno dei tuoi più grandi alleati, ma adesso purtroppo nemico per conflitto di interessi, è Cornelius Umbrium Turrim. Va bene, sono Turrim. Mi sembra un nome veramente difficile. È un nome molto, molto complesso. Ricordi solo Turrim? Lui invece gestisce, come può anche lui, la spazzatura e insomma ha reso un po', po' più bello il villaggio. Devo ammettere che non ha fatto un brutto lavoro. Diciamo che poi insomma si è fatto un po' prendere dalle sciocchezze religiose, prima aveva un po' più il pugno di ferro. No, no, è vivo. È vivo e probabilmente ci avremo a che fare. Spero di no, perché sono un po' degli strani, però penso che a un certo punto non è una persona che disprezzo, è soltanto stata traviata dalle cose un po' religiose. Turrim? Turrim, la nave di? Mon Kaway. Kenway? Kenway? Kenway. E tu sei? Donatiella. Bravissima, perfetto, ci siamo quasi. E mi sto irritando fortissimo. Però serve. Mi sto davvero irritando. Ho rapito la pressione. Harry lo riconosci perché ha la faccia un po' sciolta e parla pochissimo. Non penso ci sarà un dialogo. E l'ultima persona da ricordare, Damian, il sacerdote, quello che invece è più preso bene con le robe del vulcano. Lui è tosto, Donatiele, lui te lo devi quasi dimenticare. Cerca di ignorarlo, non starlo a sentire. A noi interessa vendere la spazzatura. Venderla. E la vogliamo vendere a un botto di soldi, perché ci servono per il villaggio. Gli ultimi da cui dovete stare davvero alla larga sono i Fedora. Non so se anche da voi... I piccoli esploratori! Creano dei problemi. Sono davvero dei rompipalle anche da voi? Io non li sopporto. Oh. Chi sono? Sono dei personaggi che vanno in giro a raccogliere informazioni perché vogliono condividere le loro scoperte geografiche, insomma, magiche. Non mi pare una descrizione così malvagia. Ah, sono dei ficcanaso. Sono quindi? Dei ficcanaso. Vabbè, ma mi sembra un'operazione filantropica. Beh, insomma, le questioni dell'isola e come dobbiamo gestire la spazzatura sono nostre e di chi ci vive, non loro che mettono il naso e si fanno gli affari nostri. Magari danno anche un'opinione a riguardo. Noi tiriamo dritto, facciamo questa cosa, facciamo finta che Donatiele se ne andrà per un lungo viaggio, dopodiché voi siete liberi e ci prendiamo la nave dei Fedora. Aspetta, come prendiamo la nave di Fedora? In che senso? Sì, perché è una nave disponibile. Potrei aiutare a prenderla. Ma ci sono sopra i Fedora? Potremmo gentilmente farli scendere o prenderla. Quindi con non hai una nave? Avremo una nave. Quindi dovremmo prendere la loro nave, quindi sostanzialmente la mia ricompensa sono i Fedora. Sì. Li dico, no, dovremmo starcela... Sì. Decisamente sì. Sono tutti quelli che vuoi. Facciamo anche una gara se vuoi. A chi ne prende di più? La funivia finalmente raggiunge il villaggino di Jungkook, che è la ex Mount Kenway, il galeone di Donatiele. Vedete appunto queste strutture che sono state smantellate dal galeone. Quindi riconoscete facilmente la prua, la poppa, gli alberi che sono attaccati qui dalle funivia, parti del timone che vengono utilizzate in maniera anche abbastanza creativa, finestre ricavate dal legno. Dall'alto notate anche un'intera zona allestita con il ponte della nave, con ancora i cannoni, come fosse un fortino, con addirittura un paio di persone sopra che si stanno guardando intorno come se stessero facendo la guardia, ma sono abbastanza svogliate, stanno fumando una sigaretta. Vedete chiaramente, lo capite, gli appartamenti, l'appartamento di Donatiele, perché è proprio la cabina e la stanza di navigazione che sono state staccate dal galeone e appoggiate in un piccolo promontorio, come per vedere un po' dall'alto a tutto il villaggetto. Le persone stanno facendo avanti e indietro, non è vuota, però non ci sono tante persone. Da lontano potreste dire che ce ne sono una decina, ma ci sono molte più case, quindi probabilmente le altre persone stanno lavorando magari vicino ai rifiuti o in casa, stanno magari riciclando alcuni rifiuti per poterli rivendere. La funivia arriva sul perimetro del villaggio. Sì, e c'è un po' di strada da fare. Bye.
Molti orchi muoiono ogni giorno raccogliendo le migliori vibre della Velcor, e altrettanti rischiano la loro vita spremendo quei rettili come palloncini per fare il sangue di vipera, la birra preferita dalla nazione orchesca. Per motivi legali, Intel dichiara questo metodo di produzione solo una leggenda, ma voi potreste scoprire la verità prendendola sul nostro shop ufficiale. Sangue divino. Scoprite l'orco dentro di voi. La funivia arriva sul perimetro del villaggio. Sì, e c'è un po' di strada da fare. Vorrei prima sistemarla, prima che la gente arrivi e dica: ah, ma quelle donate, poi vede i vestiti diversi. Se mi permetti, ti dovrei coprire, così andiamo poi a cambiarci. Me lo faccio fare. Puoi fare qualcosa per i suoi capelli? Voilà. Non so se qualcuno può fare qualcosa per quei capelli. No, vabbè, non per renderli... Scusa? Che usa? L'acqua di sale è un casino, devi lavarli un sacco. Cioè, sono stati anch'io qua, cioè, oh, mamma, ho dei capelli che veramente sono... Wow! Non si era mai visto questo pettine. Bellissimo, Leo, bellissimo! Era lì, tra l'altro, nessuno l'ha visto finora. Ma neanche io, era qui, basta, non so da dove è andato. È teatro dell'improvvisazione questo. Pa! Ma sì, ti abituerai! Dai, mi sembrate delle persone forti! Questo posto può accogliere anche gli stranieri come voi, dovete solo comportarvi bene. Tu, se vuoi vivere, dovresti bere meno roba che trovi per terra, ma d'altronde non è un mio problema, quindi sta un ma po' è sacro. A te. Ma è? È sacro. Ma perché è sacra? Ma chi te l'ha detta sta roba? Ma l'hai detta tu, la monnezza è sacra, ma quindi... posso sentire qualche... Ma certo! Vabbè... meno due! Guarda, non sono miei compagni, a me non frega niente, no col cazzo! Ma non me ne faccio niente, quindi io voglio soltanto prendere la mia ricompensa, prendere la nave, levarmi da culo. Allora, dobbiamo andare verso le cabine, vi prego. Facciamo che ne usciamo tutti vivi, soprattutto voi, perché vi taglio la gola se parlate. Arrivate lì, poi mi raccontate tutto. Ma stealth, vi prego. Come? Sono... Ed è qui che arriva la scena drammatica. No. Eh sì. No. Si chiama così. No. Sono le scene d'azione e le scene drammatiche. La scena drammatica, no. Io stavo per dire, chiaro, come ombre nella notte. La scena drammatica è una scena come quelle d'azione che abbiamo fatto negli scorsi episodi, solo che è strutturata in maniera leggermente diversa. Ok. Cioè, andiamo tutti a tirare i dadi, come una scena d'azione, dichiarando i propri approcci e di conseguenza pian piano raggiungendo il proprio obiettivo. Allora, io voglio centrifugarmi con l'ambiente. Che cosa, scusa? Voglio centrifugarmi con l'ambiente. Centrifugarti. Sì, esatto, quindi voglio... andare in giro anche in maniera abbastanza baldanzosa, ma per farmi sembrare come un nativo, come un locale, come un autoctono. Quindi userei panache e convincere. Io in realtà sono appena arrivato in una nuova città che per me è tutta, cioè, diciamo, c'è carne fresca in giro, quindi, cioè, so che devo stare con loro. Però un occhio in giro, magari se vedo qualche bel ragazzo, qualche bella ragazza, magari da soli, così, non è da escludere. Quindi delle acume cose... e notare. Ok, ok. Io, seguendo effettivamente quello che mi ha detto Maria, cercherei di stare il più stealth possibile. Mi ha messo questo cappotto addosso, io rimango un pochino in disparte, mi appiattisco un po', rimango un po' chiusa. La seguo mantenendo appunto questo basso profilo. Utilizzerei, immagino, grazia e nascondersi? Ha senso. Ok. Io invece non ho più un cappotto addosso, quindi è molto probabile che mi noteranno. In generale vorrei che nessuno mi parlasse. Quindi più che stealth, sono tipo sulla difensiva. Direi panache, che è la parlantina, e intimidire. Signori, tirate! E sai che altro ti aggiungo? Che sono anche molto preoccupata. Quindi se qualcuno mi fa brutto, un po' mi cago addosso e quindi sono un po' più violenta. Ok, allora per lo stile ti dono due dadi bonus in più. Davvero? Sì. Bella! E te lo dico? Lo dico, dai. Grazie, Luca. Giulia? Uno, due...
3. A me è venuto il mio numero porta fortuna 17, quindi 1. Matt? 1, 2, 3, 4. 4 incrementi. 1, 2, 3. 3 incrementi. Allora, vi ricordo che alla fine della scena drammatica dovete aver raggiunto il posto. Mm-mm. Quindi attenzione. Sì. Perché sennò vi trovate nel bel mezzo che finisce la scena drammatica e vi beccano lì. Oh merda, no! No, no, no! Eh sì, chi ha fatto più incrementi? Matt. Poi iniziate a camminare e vedete John che va verso delle bancarelle e inizia a guardare i prodotti. Ascolto facendomi i cazzi degli altri. Allora, c'è questa bancarella in cui stanno vendendo semplicemente del pane. Pane? Buongiorno. Buongiorno, pane. Ma come sono fatti? Quanti cereali avete usato per questo pane? Ma in che senso? Cioè, nel senso, avrete usato dei cereali, della farina? Sì, certo. Quale? Non lo so, è farina. Ah, quindi tu compri la farina da qualcun altro? No, la coltiviamo qua. Ah, allora sai qual è la farina, perché se la coltivate qua... Ma non so il nome. Ah, e chi è che lo sa? Ma nessuno lo sa. Come nessuno lo sa? Ma ci sarà un capo agricoltore, no? Ma c'è Harry che ogni tanto fa qualcosa. Questo Harry, quello senza denti, giusto? Sì, sì. Ah, ecco, vedi, continua a inciamparmi fra le scarpe questo Harry. Devo proprio fare la sua conoscenza, sembra un tipo brillante. E ti si avvicina di fianco un tizio che, appunto, questa è una conseguenza. Ok. Quindi puoi decidere cosa fare, in base a usare il tuo incremento per evitare lo sguardo di Harry. Merda! Harry! Che è lì di fianco a te. No, no, me lo cucco tutto, mi giro e faccio... Oh mio Dio! Ah, grazie. Mi spiace, ma è veramente conciata male. È bello ricordarlo ogni tanto. No, più che altro questa giacca veramente... Guarda questi orli, cioè... Mio Dio, ma non avete un sarto a queste parti? È veramente conciata male. Vedi che ti guarda... Un po' incagnesco, però non capisci bene l'espressione sua perché effettivamente è un po' sciolto. Allora, un po' mescolata anche. Harry è un tizio bassetto, un po' ingobbito da probabilmente il lavoro nelle miniere. Ha questo giacchetto molto breconiano, okay, che sono gli inglesi appunto, aperto qua sul davanti. Non è la prima cosa che noti. Sì, sì, certo, Harry. Lo so, però. Vedi che ha questa faccia proprio tutta sciolta da una parte, con queste... Non, sembrano occhiaie, ma probabilmente è pelle che si è sciolta sotto e non ha i denti. Da qui il nome senza denti, certo. Harry, ovviamente. Cioè, praticamente è la faccia che viene a Roberto quando abbiamo le tasse da pagare su Intel. No. Cioè, perfetto. Vedi dei suoi occhi abbastanza spentini, non ha occhi proprio... Dice, chiamiamoli vitrei. Mm-hmm. Okay. Ok. Ma io non ti ho mai visto. Come no? Ma io sono sempre stato qui. Devi usare un tuo incremento. Certo, ovviamente uso uno dei miei incrementi per questo. Abbiamo anche bevuto insieme, Harry. E gli allungo. Ma perché? Io ho detto che veramente possono esserci un botto di stranieri su quest'isola. Perché... Afferra la bottiglia, la guarda. Oh. Bevi, ti ricorderai. Pop. Vedi, proprio le labbra che sì. si attaccano tipo a polpo perché... Ah. Buono! Lo so, questa è proprio buona. E mi appolipo anch'io, uguale, proprio per mantenere... Quanta ce n'è dentro? Ora vi non lo so, baciati. Ormai è finito. Carino. Devo mantenere... Devo alfeggiare. Ti dà una pacca sulla spalla. Continua così. Grazie Harry, ci vediamo più tardi. E se ne va. Prego, Maria. Con io che... Io guardo e la prima cosa che mi è stato è... Boh, adesso muore. Cioè, lo picchiano in quattro e a me non me ne può fregare di meno. Però vedo che fa amicizia e ho detto... Ok, mi hai sorpreso perché non mi aspettavo che ti avrebbero accolto in città così facilmente, a caso, in 2 minuti. Ancora un po' preoccupata? Però faccio... Ah, lo prendi? Sì. Nel fare questo, nell'avvicinarti e trascinarlo, attiri l'attenzione di altre persone che vedono questo tuo gesto di trascinare una persona e ti guardano. Beh. No, che sta succedendo? Tu ok? Mi sembrano affari vostri. Ok. Mm-hmm. Ok. Salutami Donatiel. Già. Ah. Passo a 2 incrementi, ok? E danno nomi, ogni incremento mi fa schivare delle cose. Oh, wow. Allora, ricordatevi che potete voi.
ricordatevi che anche voi potete consigliare e utilizzare le vostre opportunità e conseguenze. Io facciamo un attimino un passo e sparisco. La seguo, ma nell'ombra, diciamo. Mi metto negli angoli della città proprio, cioè mi metto... Se lei sta facendo questa strada dritta, io mi metto un attimino negli angoli e avanzo tenendole d'occhio. Puoi decidere di utilizzare, diciamo, un po' le persone, un po' la, tra virgolette, folla che era davanti al panettiere dove si è fermato anche John Doe per ascoltare qualcosa. Se no uso il mio incremento per tipo salire su un tetto, evitare tutti e cercare di fare squishy squishy. Sali sui tetti senza particolari problemi, perché comunque le strutture sono in legno, sono facilmente scalabili. Quando sali sui tetti, però in non troppo in lontananza, vedi quella zona che ti avevo descritto prima dei cannoni con le guardie. Ok. Si stanno fumando una sigaretta proprio su uno sdraio di fianco ai cannoni, quindi non ti hanno notato. Quando vedo le guardie, cioè tipo cerco di avanzare sui tetti, quando vedo le guardie scendo, molto semplicemente, in un vicoletto, e poi continuo a seguire lei. Ok, allora utilizzi un incremento per evitare questa conseguenza. Esatto. Mi lascio trascinare, uso le mie manine grabbine per acchiappare oggetti in giro e arricchirmi per sembrare un autoctono. Io non ci posso credere, non ci posso credere. Allora, questo è un cambio di approccio. Ma di brutto. Ed è furto. Ok, no, allora niente. No, allora... Guarda un po', prendere delle robe non proprie. Beh, era per centrifugarsi meglio con l'ambiente. Ah, ma non magari li ridava. Esatto. Non bancarelle, ma tipo foglie. No, ma letteralmente con, tipo, no, persona che passa... E non è furto questo. Ma va, prendere in prestito per mescolarsi meglio con l'ambiente. Si è incastrato col dito. Tento di capire meglio l'ambiente. Cioè, nel senso, per potermi mescolare meglio, mi faccio un check intorno per capire di più sia gli spazi sia le persone. Ci sono questi qua che stanno fumando la sigaretta sulla zona dei cannoni e questa la vedi già notata dall'alto. La vedi meglio e ti conferma la cosa che sembrano essere guardie. Non sono vestite classiche da guardie, ma sono da pirati. Ma i cannoni sono... non sono vecchi, cioè sono probabilmente utilizzabili. Ok. I pennoni utilizzati come funivia vengono usati abbastanza spesso per il trasporto anche di materiale. Un'altra cosa che noti è che ci sono delle zone adibite al riciclo di materiale, delle zone in cui un fabbro sta rimodellando il metallo, il falegname sta rimettendo a posto le parti di legno e vedi anche quella che sembra essere un'infermeria. Vedi che Harry, dopo che sei stato trascinato via, ti fissa, non riesci a capire bene la sua espressione. Potrebbe essere sorpresa, potrebbe essere consenziente nel fatto di vederti lì, o potrebbe essere semplicemente sciolta. Ok, mentre andiamo, guardo. Non parla. Sì, sì, c'è la voce un po'. Siamo diventati migliori amici. Tu vai a girare a provare le persone. Sì, sì. Bravo, tu. I tuoi like. Hai usato il tuo incremento, sì, in questa maniera. Ma sai che c'è proprio la faccia giusta di uno che potrebbe fare tanti affari qui in giro? Ma hai pensato di fare il pirata? Mi alzo la mano e ti faccio vedere che tipo c'ha un'enorme cicatrice. Boh, forse ero un pirata, non lo so. Ah, cioè che non ti ricordi? No. Questa cicatrice è qualcosa che tipo, oh mio Dio, le fanno tipo agli adepti di questa ciur... No. Ok. No. Mi giù caso. Ah, ok. Boh, forse... Ah, chissà che male. Boh, non me lo ricordo. Potevi perderla, ma con quella puoi prendere un sacco di cose. Un sacco di cose nel senso che afferra oggetti o un sacco di malattie? No, un sacco di oggetti potevi... Ah, ok. Sì, visto che volevi sgraffignare, ti ringrazio di esserti trattenuto. Ma visto che avete un medico? Sì, 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 quando non finiscono sulle spiagge, i medici, insomma, salvano... Ah, ma magari un check, un hospital day, un controllino... Allora, usate adesso un altro incremento per evitare la conseguenza di essere... notati mentre state parlando. Che tra l'altro siamo, è vero, ci stiamo parlando così. Sì, tipo io sono... Vabbè, non è male questo tipo. Vieni con me, state un pochino attirando l'attenzione. Dovete usare un vostro incremento. Adesso ricordatemi i vostri approcci un secondo. Ah, è vero. Io mi mescolo. Io muso duro. E io mi sto mescolando, quindi... E comincio ad attirare l'attenzione. Ok, li guardo tutti malissimo. Appena vedo qualcuno altro faccio... Ops. Ho un'idea.
Uso il mio vantaggio segnale. Posso trasmettere un messaggio di una parola senza essere beccato. Trasmetto seguimi. No. Io faccio cenni di che cos'era questa cosa? Il segnale. Guarda, allora. Quindi caro Matt, d'intesa. Vorrei fartela fare. Però tu che dici a me di seguirti. Ehi, non sono stato io ad averti rubato quella roba. Che sta succedendo? Niente, sono stato ingiustamente accusato di aver preso questa bottiglia, ma questa bottiglia è sempre stata mia. Maria, tutto a posto? Sì, sì, sì. Chi è questa persona? Vedevo che allungava le mani. Ma niente, un compagno di bevute, di sì, Harry, sono amico di Harry. Non conosco. Ah. Ho soltanto visto che allungava le mani, ma tutto a posto. Non ha rubato niente. Sì, sì, sì. Hai rubato qualcosa? No, è la mia bottiglia. Ti questa. Devo tagliare la gola? No, è la mia bottiglia questa. Tengo d'occhio io. Se serve lo facciamo noi. Ah, sì, sì, se allunga le mani... No, no. Avete attirato ancora di più l'attenzione. Ma certo, scorreggiamo. Ma stavolta avete attirato l'attenzione di qualcuno di proprio interessante. Si avvicina un signore vestito con un cappotto bianco, un doppio petto, con un cappello bianco. Oh no. Con questi baffi alla Don Quixote, molto, molto curati, e addirittura un bastone sul fianco, che si avvicina con il suo orologio. Maria, sto ancora aspettando. Donatiel? Non ho tempo da perdere. Donatiel arriverà. Come sai, ha impegni molto più importanti di queste chiacchierate. Appena finisce, te la mando. Tieni a freno i cavalli. Maria, sto aspettando da stamattina. Urca, mi dispiace, però non piangere, arriva, tranquillo. Mi sta prendendo in giro, Maria? No, 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 spero vivamente che tu non pianga per Donatiel che non arriva. Ti assicuro che appena finisce quello che ha da fare, arriva. Sai, insomma, la spazzatura... Noi dobbiamo gestire, dobbiamo fare cose materiali, quelle vere. Non giochi con me. No, mai. Non ho tempo da perdere. Da sopra i tetti, Kyla vede questa cosa e molto probabilmente tra sé e sé dice... Ma che cazzo? Avete consumato i vostri incrementi nell'evitare queste conseguenze di essere beccati. La prima volta con le guardie, la seconda volta che hai urlato. Non mi devi toccare! Non mi toccare! Esatto, avete attirato l'attenzione di questo tizio qua, che il suo accento, caro il mio John Doe, che è un linguista, ti ricorda appunto quello del regno di Baisella. Ok, quindi vi si sblocca la memoria di... Lo slot di memoria di Baisella. È un regno abbastanza militarizzato. Sono particolarmente fissati con la disciplina accademica militare, con gli arsenali da guerra. Non sono tutti militari, ovviamente. Però diciamo che se vivi in un paese in cui praticamente c'è una dittatura militare H24, la mentalità è quella. Fine dello slot okay. Wikipedia. Bene, figo. Mentre succedeva questa scena, la folla, comunque, le persone erano interessate a questa persona? Cioè si sono avvicinate? Oppure normale amministrazione che questo tizio... A queste persone intendi il personaggio che ha appena parlato? No, anzi, lo schivavano. Lo schivavano. Scendo dai tetti, se sono salita sui tetti, riscendo e provo ad avvicinarmi effettivamente alle persone molto sneaky, perché lo schivano? Riesco a capire qualcosa? Senti gente che dice... Sto qua, del Fedora, cazzo. Perché è venuto qua? Si stanno chiedendo come mai è qua. Ok. Cosa è venuto a fare e perché è tutto il giorno che gira per il villaggio come un matto con questo orologio in mano. Ok, io ricordo la conversazione che ho avuto con lei. I Fedora sono la mia ricompensa. Quindi questo qui è tipo un mio bersaglio. Io lo vedo come, ah ok, lui potrebbe essere un mio bersaglio. E intanto realizzo questo. Bacto. Io vedo loro che stanno parlando con della gente, così, cioè, vedo che stanno attirando l'attenzione. Quindi, nocchiatine in giro. C'è gente di bell'aspetto, sono tutti trasandati. Il personaggio vestito in cappotto bianco è anziano, ma è un bell'uomo. Curato, cioè i baffi sono lisciati bene, ci ha messo probabilmente anche della cera per renderli proprio belli puliti, eccetera. Dietro a questo personaggio c'è una ragazza, giovane, molto giovane, aveva
al massimo 20 anni. Vestita con questa divisa color panna, con dei dettagli marroni, bottoncini, la vedi con questo zaino e borsone sul fianco, pieno di carte, addirittura delle mappe che stanno uscendo fuori. Ha in mano un taccuino, sta continuando a scrivere, scrive, scrivere, sta parlando con col personaggio di cui prima. Ok, ho capito. Capito chi è il mio obiettivo in questa avventura. Entrambi. Ah. Finiti gli incrementi? Eh sì, ho questo qua e basta, quindi. Ho usato un incremento per scegliere un'opzione. Sì. Tipo, tutte e due. Devi capire che il motto di Bacto deriva da un famoso gelato. Ok. Two is meglio che one. Ok. No, Luca, dobbiamo. Mi trovate più o meno davanti alla cabina di Donatiel. Oh, io sono quasi arrivata all'obiettivo, non pensavo che ce l'avremmo fatta. Apro, sarà chiusa a chiave, immagino io abbia le chiavi. Tu hai le chiavi. Giro. Visto che l'ultima persona che c'è uscita sei stata tu stanotte. Proprio io. Prendo le chiavi, giro. Ricordo cosa ho fatto l'ultima volta che ho chiuso, quindi un po' i ricordi mi assalgono, ma entro. Non c'è nessuno, anzi la stanza è esattamente come l'hai lasciata tu, nel senso, non è propriamente ordinata. Esatto. C'è stata una colluttazione. Donatiel, bentornata a casa, faccio entrare tutti di corsa, li spingo dentro, chiudo la porta a chiave dietro di me e per un attimo tiro un sospiro di sollievo, perché questa cosa sembrava impossibile da fare. Ah. Ok, e uno l'abbiamo fatto. Oh. Adesso. Wow, bel posto, davvero molto carino. Sembra come se ci fosse morto qualcuno ieri. Già, e mentre io metto un po' di tappeti sopra il sangue, posso offrirvi da bere, così bevo anche io, visto che è da ieri che non mi faccio un goccio per restare lucida e capire la situazione. Guarda, qualcuno ha lasciato un tubetto di colore lì per terra. No, hai vino. Hai vino? No. Si sente l'odore del sangue? No, ti prego, no. Ma hai vino? Allora, non si sente l'odore del sangue. Non c'è odore di morte, comunque. No. Mi avvicino con la sincera voglia di bere un goccio, tipo, ok, mo inizia lo show, beviamo qualcosa. E vorrei davvero offrire qualcosa a loro, anche per un senso di... Cazzo, allora, non mettiamomi nei casini. Vi descrivo brevemente la stanza. Allora, la stanza, come vi anticipavo prima, è la stanza di navigazione di un galeone. Al centro c'è un tavolo in legno, abbastanza pregiato, con sopra delle mappe arrotolate, degli strumenti di navigazione, un cannocchiale. Sui fianchi c'è la libreria, che è abbastanza spoglia. All'inizio di tutto questo, Maria, tu sapevi che era piena, ma col tempo hai visto sparire i libri. C'è un mobile bar, quindi quei classici mobiletti bar con sotto la zona apribile dove puoi mettere i bicchieri e così via, e la vetrinetta con dentro due o tre selezioni di whisky e brandy. Anche alcuni pregiati. Io mi prendo quello pregiato, in realtà anche alla nuova Donatiel. Prendiamo un attimo a comunque una io nel grande mentre donna. La prenderei da sopra la spalla, tipo abbracciandola, dicendole: ah, prima ho visto il tipo col cappottone bianco e la ragazza. Che è che erano i due? Io la rimetto di nuovo giù proprio perché voglio sapere. Beh, il tipo di prima, e te la giro, non mi piace essere toccata, se potessi non farlo con le buone ti sarei molto grata. Ok, ok. Il vabbè, tipo vabbè, di prima vabbè. È il tizio di cui vi parlavo, i Fedora, quelli che si fanno i cavoli degli altri. Sei interessato? Ti serve? Sì. A che cosa? Cose segrete, piani... Oh, vabbè, a me non interessa, a me basta soltanto fare quello che devo fare, quindi... Non fosse una situazione in cui letteralmente ti ho rivelato un segreto e tu potresti dirlo al più grande ficcanaso dell'atollo? No, non ci puoi assolutamente avere a che fare. Zero proprio. Va ma bene, non ci avrò nulla altro, a che fare. Chiunque altro secondo me va bene. Ok, va bene. Va bene? Perfetto. Ok, poi te li presento tutti. Perfetto. Lui ha già conosciuto Harry, tra l'altro, e ti allungo. Hai visto? Un tipino di poche parole, comunque. Io prendo la bottiglia che mi ha appena passato e inizio a travasarla dentro la mia bottiglia. Perfetto, rischia tutto qua. Vedi, un tipino di poche parole. Beh, fammi che un bel fondino. Capire.
chi è questo quindi? E io lo chiamo, insomma, idiota, ficcanaso. Mi pare che il nome... E lì metto un po' a cercare realmente tra gli appunti di Donatiel sul tavolo. Ok. Perché non credo che lei condivida con me ogni cosa della giornata, soprattutto nell'ultimo periodo. Esatto, esatto. Infatti cerchi un po' il nome del personaggio e non trovi niente di particolare. Oh mio Dio, non... L'unica cosa che riesci a trovare è effettivamente una cosa che era stata tirata fuori recentemente, che non era lì fino a qualche giorno fa, una medaglia con appunto i nastrini colorati di rosso e scritto sotto Fedora tutto puntato, ed effettivamente non l'aveva mai estratta in tua presenza. Ok, dolcezza, io non so come si chiama questo tizio, ve lo direi, però se vi può servire, non so se conoscete questi tizi, ma che cosa ha lasciato questo? È tipo il loro stemma, genuinamente non ne ho idea. È il loro stemma, ma... John, cosa fai? Bevi o guardi? No, puoi fare guardo, una cosa alla volta. Anche qui, di nuovo, flash. Tu ricordi appunto che il Fedora era questa organizzazione filantropica sulle ricerche, su pericoli, su rotte, però hai la vaga sensazione di qualcosa che da fuori è imperfetto, ma dentro c'è del marcio. Okay. Vedi te se condividerla con gli altri. Avendo solo una sensazione, preferisco non sbilanciare troppo il gruppo, quindi faccio, mi limito a fare uno spallucce e dico... Sai quantomeno per quale motivo voleva incontrarmi? No, purtroppo no, questi sono affari che non discute quasi mai con me, soprattutto perché l'idea che abbiamo di, insomma, spazzatura e l'altra sono profondamente diverse, quindi non avrebbe mai condiviso questa informazione. Abbiamo un problema, io intravedo una soluzione. Lo faccio sparire? No, Bacto, lo teniamo occupato. È giunto il tuo momento di raccogliere informazioni andando se, a... Se lui è occupato non può venire alla riunione e non possiamo creare casini. E nel frattempo Bacto, che lo tiene occupato, può anche ottenere delle informazioni tipo il suo nome. Mi farebbe un sacco comodo quindi questo... vedi? Quindi... Credo che la spilla di sentire, non mi ricordo come l'avevi chiamata. Non lo so, io sto tirando un dado. No, la spilla deve rimanere qua. Non penso che Donatiel la darebbe a uno sconosciuto qualsiasi. Penserebbe che qualcosa non va. Donatiel, sei Panama, apri! Ah, quindi quello si chiama Panama. Vado. Quindi sì, abbiamo scoperto il nome. Perdo la bottiglia di quel buono, alcol buono, quello che stavi bevendo. Quello buono? Me lo prendi? Sì, te lo prendo proprio. Alzo la voce e dico in baisellese: un attimo, signore, stiamo sistemando. C'è un uomo alla porta. Mi butti giù quel tappeto, che sembri forte, bravissimo, grande. Mi prendi per favore. Mi posate quel tappeto lì sopra, grande, lo intrattenete, fallo bere un botto, io torno subito, ve la faccio tornare come nuova e lì ti prendo a braccetto. Mi raccomando, ragazzi, siamo morti. Chiaro, okay, lanciamo siamo il tappeto. Morti, non dobbiamo morire. Prendo il tappeto e lo lancio fuori dalla finestra. Allora, No, Matt, voglio sapere, no, siamo dai. Morti. Ma adesso devo andare in chiusa, non puoi lanciarmi un tappeto fuori dalla finestra. Scusa, Loro scendono le scale perché parte della cabina di Donatiel è un po' interrata. La stanza sotto è una stanza da letto, adibita anche a studio. Un letto abbastanza semplice, senza particolari fronzoli o altro, di una scrivania, con anche lì alcuni libri aperti e strumenti vari, fra cui anche uno strumento molto particolare che attira un po' l'attenzione di Kyla. È un rebab, che è, diciamo, la versione antica del violino. È appoggiato lì alla scrivania. Maria apre l'armadio, Kyla si fa... E quindi inizio a fare... Si fa cambiare. No, non mi faccio cambiare, mi cambio da sola. Cioè, ok, va bene, figa, tutto quanto, però non mi toccare. Non mi piace essere toccata, quindi mi passa la roba. Ma nessuno vuole essere toccato in questa campagna. Allora, fammi capire. Se per caso le cose dovessero andare male... Sì. Ok. Facciamo caso che vadano male e lui dovesse sparire. Che cosa succederebbe? Sentite dal piano di sopra di nuovo bussare. Aprite! Apri la porta, io esco e la chiudi subito. Ok, va bene, mi piace. Perfetto. Sì, okay. Vado lì con le chiavi. Signor? Donatiel? La signora si sta a preparar? Io esco con due bottiglie, esco così spostandolo e palesemente prendendo l'attenzione su di me. E chiudo la porta. In questo momento ti userei un punto eroe su affascinare. Oh. Oh. Uso un punto eroe e catturo l'attenzione fino alla fine della scena o finché non gli parlo più. Quindi ha occhi su di me. Ok, dammi il tuo punto eroe, giovane. Oh. Non ci riuscirai mai in questa maniera. Si tirano così? Ah, c'è riuscito.
Mamma mia, intrattabili. Vuoi delle informazioni? Non te ne danno una. Ti giuro, ogni singola volta che vengo qui a fare una riunione qualsiasi cosa, nulla, sono totalmente chiusi. Cioè, do la bottiglia. Voi anche, penso che siete anche qua voi per parlare con Donatiele. Dammi la bottiglia che voglio parlare. È intrattabile, mamma. C'è anche la ragazza? Sì, è lì di fianco. Cioè, tu vieni qua per chiedere informazioni, per studiare, per fare qualcosa e loro nulla. Cioè, io volevo solo delle informazioni, cioè, solo avere niente, niente. Bello orologio, complimenti, lei ha buon gusto. Ma... Che diavolo sei tu? Io? Io sono Bacto. Ah, ok, scusa. Cioè, cosa me ne frega a me, sinceramente? Sono, mettiamola così, un esploratore autodidatta. Mi piace girare il mondo, cercare informazioni a destra e manca. Questo posto qui ne è pieno, ma mamma mia, cioè, sono ingestibili. Apro la bottiglia e me ne trinco metà proprio così. Faccio, prego, prego, anche voi bevete, cioè. Noti che la ragazza dietro sta facendo qualcosa al taccuino, mentre ti guarda. Le poesie su di me, grazie, però... Ah, la ragazza, aspetta, la ragazza ha gli occhialini, giustamente. Ah, no. E si nasconde dietro a Panama. Che carina la sua assistente. Ma anche lei è veramente un bel uomo, complimenti. Ah, si vede buon gusto, non è di qua, giusto? Mi scusi, lei, io dovrei parlare con Donatiele. Ma si sta preparando, lo so, donne. Sì, ma questo non è un buon motivo per parlare con lei. Come? In che senso? Se un attimo discutendo, deve aspettare. Ma discutendo di che cosa? Per tutti gli oceani? Di tutto di più. Ad esempio, voi da dove venite? Sento dall'accento Baisella. Bellissimo posto, complimenti. Adoro un sacco. Sono stato... Vedi che non sta capendo un cazzo, perché sì, giustamente sì. Avendo utilizzato il tuo ammaliare in questa maniera... Cioè, potrei parlargli anche di esatto, cavalli. Esatto, cioè è tipo... È affascinato dal fatto che tu stia utilizzando la tua dote Andros. Volevo capire dove vuoi andare a parlare. Esatto, dove si spingerà. Cioè, esatto, perché è affascinato non dalla parlantina, ma dal cercare di capire quanto largo stai facendo sto giro per dirmi qualcosa. E ogni tanto noti che, tipo... È come se stesse cronometrando qualcosa. Lei ha mai pensato, cioè, che gli attimi li misuriamo in secondi, minuti? Ma è una sciocchezza, cioè, ci penso tutti i giorni. Appunto, cioè, alla fine dovremmo misurare le esperienze in quanto esse, non in quanto tempo ci abbiamo dedicato. È stupida come cosa, non l'ho mai capita. Ad esempio, io la mia vita la misuro in attimi. Quante volte ho fatto questo, quante volte ho fatto questo. Non per quanto. Lei invece come affronta la sua vita? Che... Io la misuro in eventi. Tutto quello che succede tutti i giorni è assolutamente importante e degna di essere scritta e riportata. Lei sì che è un uomo che sa apprezzare la vita. Vero, Virginia? Mi piace. Oh, Virginia, lei è, scusi, che non ci ha presentato. Cioè, io Bacto, ma non ci siamo presentati. Io sono di Panama. Bellissimo nome, complimenti. Uno dei capitani del Fedora. Il Fedora, quanto... Oh, mamma mia, quanto vi stimo. Voi siete veramente... Voi siete il bagliore in questo mondo che porta informazione, che va a cercare... Mi sta prendendo per il culo, forse? No, le ho detto che anch'io sono un esploratore, tutto quanto. Al piano di sotto... Allora, una cosa che noti subito... Me la sto guardando mentre si cambia. Di Kyla è effettivamente che è molto tonica, ma davvero tanto. Muscoli definiti. Ah, abbastanza diffusi nel corpo questi tatuaggi particolari. E ti accende la lampadina dei Mowo. I Mowo sono questi tatuaggi tipici degli utilizzatori principalmente proprio qua dell'atollo delle catene. La creazione di questi tatuaggi è ereditaria. Qualcuno, perso nella notte dei tempi, ha creato questi tatuaggi. Okay. E l'unico modo per trasferire il potere di questi tatuaggi, tu sai, ma perché hai viaggiato molto, è quello di farsi fare il tatuaggio da chi è possessore del tatuaggio e ne infonde con l'inchiostro il proprio sangue. Ok. È un po' come tramandare. Tramandi il potere. Quindi chiunque abbia questi tatuaggi deve aver avuto un qualche maestro. Ti sei tolta quello che avevi e ti stai per mettere un cappotto, tipo una roba nera. Sì. Vedo i tatuaggi sulle spalle e da dietro la schiena. Okay. Quindi io da dietro faccio tipo... Mi alzo e tu mi vedi dallo specchio. Immagino che tu sia davanti allo specchio. Che faccio tipo così. Per contare se sono veri. Che magari te li sei disegnati o sono okay, robe fittizie. Ok, rimango... Che stai facendo? Ma tu quindi hai i tatuaggi Mowo? Cosa ti sarebbe? Ti ho davvero scusa? Sottovalutato. Hai dei tatuaggi praticamente sacri e magici. Sacri e magici?
Ah, credo che tu ti stia sbagliando. No, aspetta, no, no, no. Non sai che sono magici? Non sono magici. Questi sono tatuaggi sacri e magici che soltanto per linea di sangue diretta vengono tramandati. Letteralmente qualcosa tipo tua mamma o tuo papà dovrebbe mischiare inchiostro e sangue per farti questi tatuaggi. E tu li hai addosso, mi sembri anche molto giovane. Io rimango un attimino spiazzata perché comunque io li ho sempre avuti addosso. Tu non ricordi effettivamente qualcuno che ti abbia fatto dei tatuaggi? Esatto, io... No, guarda, credo che tu ti stia confondendo. Non c'è assolutamente nessuno che mi ha fatto questi tatuaggi infondendomeli con il sangue. Oddio, che cosa inquietante. Cioè, tu li hai sempre avuti? Magari te li ha fatti qualcuno in tenera età, ma non, cioè, non lo sai. Non ricordi il momento preciso in cui ti hanno fatto i tatuaggi. E cosa sarebbero? Inizio a guardare se ne hai altri in tutto il corpo. Ne ha solo sulle braccia, sulla allora, schiena. Ne immagino ha... che più ne hai, più sei un cazzo di non figo. Ne ha tantissimi. Ok. Ne ha 2-3. Mm-hmm. E alcuni più grandi, alcuni più piccoli. Ma allora, hai presente i tatuaggi tipo Maori? Quelli sono eccessivi. Sì. È l'inizio di quel tipologia di tatuaggi. Ok. Sei ancora all'inizio di questo tatuaggio, ma deve esserci un potere dentro di te. Se tu mi dici che non sai da dove vengono, come ti sono stati fatti, è davvero strano. Non sempre riesci a capire quando un possessore del tatuaggio magico lo sta utilizzando. Ok. I tatuaggi hanno un po' una vita propria, nel senso si illuminano quando vengono utilizzati, ma non sempre sono in vista. Ad esempio, se io avessi un tatuaggio magico sulla schiena, mm-hmm, che mi dà la forza di 10 uomini, questo si potrebbe illuminare, ma se io ho la camicia non lo vedresti. Guarda, Kayla, io in realtà ne ho sentito parlare. Quindi non ne hai visti altri? Visti no, anche perché tendenzialmente dovrebbero illuminarsi. Ora, dirti che ho visto dei tatuaggi illuminarsi mi sembra un po' eccessivo. Però ne ho sentito parlare da gente di cui mi fido ciecamente. Non hai mai provato ad attivarli oppure sei mai stata incline al sentire un potere dentro di te? Non so cosa fa un possessore di tatuaggio di questo genere. No? No, no. Sei particolarmente forte? Sono particolarmente forte, ma quello è frutto... mio, non di questi tatuaggi. Beh, oddio! Non... Ah, già! Ah, già! Morto di asfissia. Cioè, ci metto un cuscino sopra, stai zitto. Stai zitto lì un attimo. Mentre sì, le ragazze si preoccupano del vestiario, del gabbiano e dei tatuaggi, se è buona barzelletta, andiamo su. E anche su sembra una barzelletta, effettivamente. Io non ho tempo da perdere con te. Bacto, no, giusto? Bacto? Bacto, certo. Ok, ricorderò il tuo nome. Fammi passare. Ma guarda, se adesso è libera può andare tranquillamente. Penso che se è libera... cioè, perché può entrare quando vuole se è libera. E ah, noi potremo, cioè, potremmo poi trovarci magari qualche volta. Ti spinge via. Ok, mentre mi spinge via, io faccio una specie di piroetta e metto la mano sulla spalla a Virginia. E gli faccio: beh, mentre il suo capo da fare riunione, noi potremmo. C'è un locale qua giù che conosco molto bello. Non. Venga, venga che offro io. E me la porto via. No! devo stare con... No, no, ma cioè, dai, è una riunione, è privata, non può... È il mio lavoro? Cose. Ma no, ma adesso lasci stare. C'è dentro, può entrare quando vuole, vada a Panama, guardo io Virginia e provo a andarmene, se Panama mi wow, lascia. Wow, Luca, sei proprio tu! È incredibile, come sei Clark Kent. Wow, che velocità! Panama spalanca la porta, si trova davanti John Doe, immagino. Hola, signor. Come estás? Donatiel. La signora... Signora, c'è un uomo per lei. Donatiel, sono in Panama. È il signor Panama. Lì, appena sento la voce, mi riattivo. Tu non fai in tempo a dirmi no? Che io ti ho già allacciato il vestito, perché in effetti è rimasto un po' così, quindi... Ok, perfetto, dolcezza, ne parleremo dopo. Prendo un cappello e... Volevo, una roba che non ti ho detto prima, non ho illuminato volontariamente tutta la stanza, quindi un po' in penombra, sia per il sangue, sia per creare un po' di... Sai, in faccia non si deve troppo vedere. Che tipo era sta Donatiel? Eh? Che tipo era sta Donatiel? È giustissima. Sei... Identificazione, sei mai. Sei tosta. Donatiel, ce la facciamo. Se mi guardi, rispondi io a posto tuo. Andiamo. Salite le scale. Salgo, cerco di parlare il meno possibile comunque. Salgo. La precedo, ovviamente. Vedete John Doe che sta accogliendo in maggiordomese. Gli sto facendo fare un percorso per evitare che cammini sul tappeto. Tipo, venga signor... Uffla! Ciao signor Panama, le presento finalmente. Mi spiace averla fatta attendere. Donatiel, finalmente possiamo iniziare. Era ora.
Hola, Donatiel. Beh, parla. Ma se non sei Donatiel? Certo che sono Donatiel. E in quel preciso momento, quando dissi questa frase, certo che sono Donatiel, fuori, e Bacto lo vede chiaramente perché è ancora fuori, sono fuori di i cannoni sparano. Ci attaccano! Ai caramba, signor! Grazie per aver rovinato la chiusa. Ma sai che coi gioielli fai veramente un'altra impressione come personaggio? Sembri tipo... un pappone. Quanta roba abbiamo addosso? Che ogni volta che ti scopi una li rubi tutti i gioielli e sono tipo i trofei. Oh mio Dio, sì, basta, è canon. Eh sì, allora, ma... adesso arrivo con gli occhiali di Virginia. Beh... no.